Ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Nella calza dell'Epifania, la città di Salerno trova il suo 33° sbarco. È atteso infatti tra il 5 ed il 6 gennaio l'arrivo a Salerno di 60 migranti a bordo della ONG spagnola Open Arms. Ovviamente si è già messa in moto la macchina dell'accoglienza che fa capo alla prefettura di Salerno. È in programma per la serata di venerdì 5 gennaio, intorno alle 21 al porto di Salerno, l'approdo della Open Arms. Dopo due operazioni di soccorso effettuate nella giornata di ieri, la nave si dirige verso Salerno, porto assegnato dalle autorità, dove finalmente le 60 persone a bordo della nave salvate dal naufragio potranno provare ad iniziare un nuovo anno di vita in pace. Tre giorni di navigazione durante i quali il nostro team farà di tutto per rendere il lungo viaggio il meno disagevole possibile. Iniziamo l'anno salvando vite e difendendo i diritti di ogni essere umano. Così si legge in un post della ONG spagnola, in cui è allegato anche il video dal quale emerge la presenza di bimbi a bordo. La prefettura di Salerno intanto, come sempre, si è messa al lavoro per coordinare tutte le operazioni di sbarco ed accoglienza. Per lo scalo salernitano l'approdo è previsto al Molo Manfredi, sarà il 33°, il secondo per il prefetto Francesco Esposito, dopo quello dello scorso 7 ottobre, il primo per il 2024. Nel pomeriggio un primo incontro e un secondo briefing anche nella mattinata di domani. L'idea è quella di provare a posticipare lo sbarco operativo nelle prime ore della mattinata di sabato 6 gennaio per facilitare le operazioni con la luce del giorno. La Open Arms ONG spagnola è già venuta a Salerno lo scorso 26 luglio, all'epoca trasportava 73 migranti. E si è messa in moto anche l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno. Paola De Roberto è al lavoro in queste ore anche su altri fronti, soprattutto in vista dell'arrivo del freddo, c'è l'accoglienza dei senza tetto. Assessore De Roberto, Salerno si prepara come porto sicuro all'accoglienza di nuovi migranti che sbarcheranno qui in città. Sì, questa mattina ci è arrivata la notizia dalla prefettura di un altro sbarco che dovrebbe arrivare tra la serata di domani e la mattina di dopodomani. E naturalmente siamo pronti, sono una sessantina di persone, si prevede la presenza di minori stranieri non accompagnati. Tra le tante difficoltà dell'accoglienza dei minori che stiamo vivendo anche quotidianamente, cercheremo di far fronte anche a quest'altra emergenza, naturalmente in accordo con la prefettura e con il supporto del Ministero. 16 minori a bordo, un numero sicuramente molto più basso rispetto ai precedenti sbarchi che sono avuti al porto di Salerno. Salerno è già pronta ad accogliere, così come si è già attivata per l'emergenza freddo. Proprio ieri si è tenuto un tavolo per l'emergenza povertà. Sì, abbiamo tenuto questo tavolo come ogni anno per capire se con l'attuale disponibilità dei dormitori, che per fortuna hanno incrementato il numero dei posti letto a Salerno, e con la rete che in qualche modo è attivata anche con il pronto soccorso sociale del Comune di Salerno, riusciamo a far fronte all'inverno che dovrebbe avvicinarsi a breve, oppure se abbiamo bisogno di un ulteriore incremento. E pensiamo di aggiungere una ventina di posti letto in emergenza e di consolidare sempre di più la rete, sia per le estreme povertà che per la gestione, diciamo, quotidiana delle richieste che ci arrivano, a volte anche di semplici pacchi alimentari. Ci saranno delle attività aggiuntive proprio per l'emergenza freddo, anche relativamente ai clochard che purtroppo in tanti ancora si ritrovano in strada? Sì, diciamo che attualmente, da quello che è emerso ieri dalle varie unità di strada che ogni sera escono a supporto dei senza fissa dimora, quelli che sono in strada sono quelli un po' più, diciamo, direi con la testa dura, cioè quelli che non richiedono specifico supporto, forse anche perché oggi le condizioni climatiche sono ancora clementi. C'è sempre una rete molto attiva proprio per queste persone che purtroppo resistono e persistono in strada nonostante la possibilità di poter essere accolti nei dormitori. È il caso anche di via Vinci Prova, che nei giorni scorsi ha sollevato non poche polemiche e perplessità da parte dei cittadini relativamente allo stato dei luoghi in cui si trova il sottopasso pedonale.
Sì, diciamo che il tema povertà non deve mai portare ad una situazione così, diciamo, di abbandono dei luoghi. Noi conosciamo tante persone, tanti senza fissa dimora, che vengono aiutati sia dalla rete comunale che da quella della Caritas e dalle tante realtà del volontariato, che sono rispettose dei luoghi, della città che le accoglie. Quindi noi abbiamo avvicinato queste persone. In questi giorni cercherò di esserci anche proprio personalmente, perché loro sono libere di vivere in strada, perché non possiamo costringere a diciamo usufruire delle nostre strutture, però devono rispettare i luoghi e la città che li ospita. Ed intanto, proprio a proposito della situazione di cui parlava l'assessore De Roberto in via Vinci Provera, proprio questa mattina in un'operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti della Polizia Municipale di Salerno e dipendenti della Salerno Pulita, la società che si occupa della raccolta differenziata e dello spazzamento del comune capoluogo, l'area è stata ripulita ed è stato rimosso il degrado in cui il sottopasso versava a causa della presenza di due colosci che però, al di là delle coperte, avevano accumulato nel sottopasso pedonale di tutto, soprattutto spazzatura, cibo in stato avanzato di decomposizione, causando anche le lamentele dei tanti cittadini che erano costretti ad attraversare il sottopasso pedonale, scansando i rifiuti ma anche i cattivi odori. Bene, adesso parliamo invece di un'altra protesta, un sit-in che si è tenuto a Ponte Cagnano Faiano e che ha visto protagonisti i genitori dei piccoli che frequentano l'Istituto Comprensivo Pimentel Fonseca, che secondo il piano di ridimensionamento scolastico voluto dal governo nazionale dovrà essere accorpato agli altri comprensivi di Ponte Cagnano. Tre istituti scolastici a rischio accorpamento, un unico dirigente è quanto sta per accadere anche a Ponte Cagnano Faiano per l'istituto comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca, che rischia la suddivisione tra gli altri istituti del territorio. La riorganizzazione del sistema scolastico non piace ai genitori degli alunni di Ponte Cagnano Faiano, che rischiano l'operazione di dimensionamento della rete scolastica e che stamani hanno deciso di protestare pubblicamente con un sit-in proprio dinanzi alla scuola. Nel piano di riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Salerno per l'anno accademico 2024-2025 è stato proposto l'accorpamento dell'Istituto Fonseca, oggi diretto da Antonietta Cembalo, con i suoi plessi e circa 1100 alunni. Questa mattina tanti genitori che hanno contestato lo smembramento dei plessi scolastici, che implica una perdita di autonomia, con le mamme, alunni e dirigenza scolastica, anche il sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara, che ha chiarito ai partecipanti al sit-in la propria posizione in merito al piano di dimensionamento reso noto nelle ultime ore, un accorpamento che siamo costretti a subire a malincuore, ha detto. Ad intervenire stamani all'iniziativa di protesta promossa con l'obiettivo di avere un intervento dell'assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, anche il consigliere comunale di Movimento Libero Marco Vecchione, il consigliere comunale di Città Pubblica Giuseppe Bisogno. Sì, è un provvedimento quantomeno anomalo, perché Ponte Cagnano Faiano ha i numeri per salvaguardare le tre dirigenze, le tre istituzioni scolastiche. Questa soppressione arriva un po' inaspettata, perché tutto al più si poteva ipotizzare una redistribuzione degli alunni per tutelare le tre dirigenze, ma così facendo invece si va a penalizzare oltremodo il nostro territorio. Comunque continuo a pensare a un'ipotesi, perché non può essere possibile che sia definitiva questa specie di soluzione. Cancellazione di una scuola con 1100 quasi alunni, non rientra in nessuna linea guida di dimensionamento, quindi veramente io sono in condizione soltanto di fare delle domande a chi ne capisce più di me, perché evidentemente non capisco niente, non capisco, non so neanche più leggere. Io ho scritto anche un post su Facebook dove spiegavo che fanno degli open day, no? L'anno scorso abbiamo partecipato a questo open day dove abbiamo scelto una scuola che è il Fonseca, proprio per la grande organizzazione, per la professionalità che veramente tutti gli insegnanti mostrano. E adesso non capisco perché la nostra scelta da genitore debba essere proprio, cioè,
non presa in considerazione. Che vengono fatti tagli dove non bisogna fare, incorporare più istituti vuol dire fare tagli alla scuola e quindi all'istruzione dei nostri figli, creare un disagio per chi non può muoversi e spostarsi liberamente da qua a fare. Noi siamo spaesati e non capiamo queste scelte che calano dall'alto così e noi le dobbiamo semplicemente subire. Avevamo scelto questa scuola nonostante la distanza alla nostra abitazione maggiore perché era una gran bella scuola, speriamo rimanga tale e che soprattutto ci facciano capire i criteri di scelta di questo accorpamento. Ecco. Qui ci sono gli alunni, sono 1100, e l'altra scuola che ne sono di meno dovrebbe essere al contrario, che gli alunni, l'altra scuola dovrebbe essere accorpata alla nostra e poi noi abbiamo anche una continuità, c'è anche un liceo giù. Perché chiude? Perché accorparci noi a loro e no loro a noi? E già ieri vi avevamo anticipato quella che è stata la posizione e la risposta del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che anche questa mattina al microfono di Barbara Albero ha ribadito che il comune di Pontecagnano deve subire una scelta che è stata imposta dal governo nazionale, nonostante anche un tentativo della regione Campania attraverso dei ricorsi con la giustizia amministrativa di opporsi a questo piano di ridimensionamento. Sindaco, i genitori non ci stanno a questa fase di accorpamento, una scelta incomprensibile, qui abbiamo più di 1100 alunni. Sì, la scelta incomprensibile riguarda il taglio che il governo nazionale ha deciso di fare su sanità e soprattutto sulla scuola. La regione Campania sappiamo benissimo che ha fatto anche ricorso al TAR rispetto a questa scelta scellerata, purtroppo il ricorso l'ha perso e quindi ha dovuto in qualche modo dare seguito a quella che è una norma ministeriale. Ovviamente la posizione dell'amministrazione comunale è stata sempre di un'opposizione forte e dura rispetto a questa scelta di tagliare, che in realtà poi il taglio non ha nessun senso, non ha nessun valore, tant'è che l'amministrazione comunale ha confermato, non andando in giunta perché in realtà ci si chiedeva di fare una proposta per la riduzione dalle 3 alle 2 scuole istituti comprensivi, noi abbiamo confermato le 3 dirigenze, però ripeto la storia è questa, il TAR ha dato torto alla regione Campania e quindi si è dovuto dar seguito da parte della regione a un provvedimento che dal nostro punto di vista è assolutamente sbagliato, perché ancora una volta dal governo nazionale si decide di tagliare sulla scuola e su altri servizi, altre attività che sono assolutamente importanti per la tenuta di un tessuto sociale. Quindi lei oggi concretamente non può fare nulla per evitare l'accorpamento di queste 3 scuole? Noi abbiamo confermato le 3 dirigenze, l'abbiamo fatto, ci è stato chiesto di fare una proposta di ridimensionamento, non è stata fatta perché non lo ritenevamo una cosa utile per la nostra comunità e la storia invece poi è andata come conosciamo e come sappiamo. Ovviamente è legittima la posizione dei genitori, io prima in primis sono genitore oltre ad essere sindaco e quindi cercheremo in tutti i modi, in tutte le sedi opportune di far valere queste preoccupazioni e di capire cosa fare per in qualche modo essere al fianco e al supporto delle famiglie e dei nostri concittadini come l'abbiamo sempre fatto. Però per una questione di trasparenza e di chiarezza, anche per evitare poi che ci siano strumentalizzazioni di carattere politico, è importante capire chi fa cosa, cioè da questa norma scellerata parte da una scelta di Valditara del Ministro dell'Istruzione che ha tagliato il numero di dirigenti, quindi iniziamo a prendercela con lui. Dopodiché la regione si è opposta, al TAR ha perso e ha dovuto ovviamente dare seguito a quello che un giudice, un tribunale amministrativo ha chiesto di fare. A proposito di sindaci, invece, nella Valle dell'Irno, a Mercato San Severino, questa mattina
numerosi primi cittadini hanno attivato un percorso congiunto per monitorare e seguire il futuro dell'ospedale Gaetano Fucito, situato proprio nella città di Mercato San Severino. Si attende dalla direzione generale dell'azienda ospedaliera Ruggi, al quale Fucito è annesso, la bozza aziendale che dovrà delineare, mettere nero su bianco quello che sarà il futuro dell'ospedale che serve 100.000 persone. Il futuro dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino al centro del vertice tra i sindaci della Valle dell'Irno che questa mattina si sono confrontati in una riunione che si è svolta al comune di Mercato San Severino per affrontare in maniera congiunta e sinergica i problemi dell'ospedale di Curteri. Presente il padrone di casa Antonio Somma, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, quello di Bracigliano Gianni Giuliano, di Fisciano Vincenzo Sessa, il vice sindaco di Calvanico Franco Gismondi, di Rocca Piemonte Carmine Pagano, l'assessore Leo del comune di Siano e Sellitto di Castel San Giorgio, oltre a vari rappresentanti sindacali. L'ospedale della Valle dell'Irno soffre, così come quasi tutte le strutture sanitarie, di problemi di organico, carenza di uomini e mezzi per una popolazione servita di circa 100.000 persone. Così come fatto sapere al tavolo dei sindaci dal primo cittadino di Mercato San Severino, Antonio Somma, il direttore generale dell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno, al quale il Curteri è annesso, presenterà entro le prossime 3 settimane la bozza di atto aziendale che mette nero su bianco quanto previsto per il Fucito di Mercato San Severino. Da quel momento sarà possibile capire meglio qual è il futuro dell'ospedale della Valle dell'Irno e di tutta la riorganizzazione sanitaria per il comprensorio, che prevede anche l'attivazione di 2 case di comunità. È stata una riunione costruttiva che riprende un percorso congiunto tra i sindaci della Valle dell'Irno interrotto dopo l'emergenza Covid. Lo spirito, ha dichiarato Antonio Somma, il sindaco di Mercato San Severino, è quello di accompagnare in maniera congiunta e monitorare la riorganizzazione della sanità nel territorio della Valle dell'Irno, perché, ha ribadito il primo cittadino, ci sta a cuore il destino del nostro ospedale. E a proposito di sanità, vi raccontiamo ora una storia di buona sanità che arriva dall'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno. Si parla infatti di un piccolo miracolo di Natale. Tutti i dettagli ce li svela Barbara Alba. Prima la febbre alta con una temperatura che ha superato i 40 gradi, dolori alle gambe, al collo, un arrossamento accentuato all'inguine e nell'area dei genitali, tanto spavento su cosa stesse accadendo, fino a decidere di raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. È la storia di un bimbo della provincia di Salerno che oggi può con un sorriso attendere l'arrivo della Befana a casa, lontano dal letto del reparto di pediatria che lo ha accolto per una 15ina di giorni in attesa di capire cosa fosse accaduto ed essere dimesso. Ora il piccolo è fuori pericolo, ha raccontato la mamma questa mattina ai nostri microfoni, con un sorriso e tanta commozione, occhi lucidi di riconoscenza nei confronti dei medici del reparto di pediatria dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, diretto dalla dottoressa Carolina Mauro. Qui arrivati al Ruggi il 6, e si diceva che era forse una palopostite, una cosa in chirurgia, però le cose sono peggiorate, la febbre saliva e gli analisi non erano del tutto buoni, anzi erano più sballati del normale. Poi verso, mi sembra che l'11 ci hanno trasferito in pediatria e lì la cosa è iniziata ancora ad aumentare, però si sono messi subito alle prime armi. La verità, sono stati molto disponibili, subito hanno capito che stava peggiorando e che era questa Kawasaki vascolite, una malattia autoimmune. Hanno fatto anche l'emoglobina e da lì veramente devo ringraziare tutto il reparto e anche per l'accortezza per mio figlio. Non c'era una mattina che non passavano a coccolarlo, a guardarlo, le cose stavano andando proprio ottime, devo dire proprio la verità. Niente, io sono emozionata, non riesco ancora perché è stato 20 giorni duri di pianti e di lacrime finite, però ora vediamo un sollievo di gioia. Giorni tristi, abbiamo visto il sole, certo è una malattia ancora tutta particolare, però
c'è stato questo sospiro di sollievo, di sole. Al bambino è stata diagnosticata la malattia di Kawasaki, una sindrome infiammatoria acuta dei vasi sanguigni di piccolo e medio calibro. La complicanza più temibile, ma non rara, è la dilatazione delle coronarie, che generalmente si manifesta nei bambini al di sotto dei 5 anni. In questo caso, con un bambino più grande, si è pensato ad infezioni diverse, fino anche la meningite, poi tutte escluse dagli accertamenti diagnostici specifici. È stata un'equipe multidisciplinare a sospettare la relazione con la malattia di Kawasaki. Abbiamo chiesto chiaramente anche l'aiuto a consulenti, perché era una, il dermatologo, l'infettivologo, ma alla fine abbiamo dovuto fare una scelta e sulla base delle valutazioni cliniche, delle ultime linee guida eccetera, nonostante una forma atipica, abbiamo deciso di cominciare la terapia adatta per questo tipo di patologia, che era la Kawasaki. E quindi, fatte le immunoglobuline, abbiamo avuto una bellissima risposta. Il bambino migliorava progressivamente in maniera proprio, è stata documentata anche in maniera iconografica, con foto. Il bambino cominciava a stare meglio, a muovere le gambe, a muovere il collo, cosa che prima non faceva, sfebbrato immediatamente, e anche le manifestazioni cutanee, quell'impronta particolare della lesione cutanea, che sembrava un ustione proprio nella regione perigenitale, è regredita a vista d'occhio. Che è un bambino che va sicuramente attenzionato, dovrà fare un follow up, perché il rischio della Kawasaki sono le alterazioni coronariche, no? Le aneurismi coronarici, per cui farà la terapia adatta, è stata prescritta, e poi farà dei controlli, quindi farà un follow up, è stato aperto un day hospital per valutare soprattutto la funzione cardiaca ma globale. Questo speciale paziente del Ruggi ora potrà avere una vita normale, giocare tranquillamente, non avere alcun timore di rientrare in ospedale? Mi auguro proprio di sì, ma tutto deve essere fatto con cautela, quindi dobbiamo acquisire l'effettivo miglioramento e il rientro di tutte le sue situazioni. Diciamo che la sua valutazione clinica odierna mi mostra sicuramente le condizioni generali migliorate, ma devo fare ancora dei controlli. Ed intanto ha riguardato strutture socio-assistenziali per il ricovero di anziani l'operazione di controllo che ha visto impegnati i carabinieri del nucleo antisofisticazione, che in particolare nei territori che riguardano le province di Avellino, Benevento e Salerno hanno riscontrato illeciti penali e criticità organizzative. In una nota si fa infatti sapere che nel corso delle ispezioni sono state individuate 4 strutture che presentavano a vario titolo alcune non conformità riconducibili a lievi carenze igienico-sanitarie, strutturali, organizzative e all'inosservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Una di queste 4 strutture era situata anche in provincia di Salerno. Adesso andiamo a Casalvelino, dove il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha partecipato questa mattina al taglio del nastro per l'impianto di separazione per i rifiuti. Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina è arrivato nel Cilento per l'inaugurazione dell'impianto di selezione di Casalvelino in località Vallo Scalo. L'impianto, che avrà una capacità di 22.000 tonnellate l'anno, è destinato alla selezione di carta, cartone, plastica, acciaio e alluminio provenienti dalla raccolta differenziata. La struttura era stata abbandonata per anni. Il 6 agosto del 2020 l'EDA ha disposto il subentro di Ecoambiente S.p.A. nella gestione, che precedentemente era stata affidata al Consorzio dei Comuni di Bacino Salerno 4. Dopo la posa della prima pietra, l'intervento, realizzato con un finanziamento regionale di oltre 1 milione di euro, è stato dunque ultimato. L'impianto di selezione è costituito da 2 linee, una di selezione del multimateriale e l'altra di imballaggio del materiale selezionato. È uno degli impianti che servono a rendere completamente autonoma la Regione Campania nella gestione del ciclo dei rifiuti. Stiamo facendo investimenti imponenti in questo campo, stiamo bonificando tutte le discariche, a cominciare dalla più grande discarica regionale, che era quella di Parapoti a Monte Corvino, che
è diventata oramai un parco urbano. Dopo i saluti istituzionali del vice sindaco di Casalvelino Domenico Giordano, gli interventi questa mattina del presidente di Ecoambiente Vincenzo Petrosino e di Eda Salerno Giovanni Coscia, del presidente della provincia Franco Alfieri. Le conclusioni sono state affidate al presidente De Luca nel suo intervento, oltre al ciclo dei rifiuti, riferimento alla sanità, alle infrastrutture, alla viabilità e ai trasporti. Stiamo combattendo con il governo per lo sblocco dei fondi sviluppo e coesione. La Campania dovrebbe ricevere da un anno e mezzo 6 miliardi di euro e questo governo di squinternati blocca da un anno e mezzo queste risorse che sono indispensabili per i comuni. Noi faremo battaglie necessarie per tutelare i nostri interessi. Il governo centrale aspettiamo un'azione concreta e forte, questo territorio rischia l'isolamento, la Cilentana deve essere riaperta quanto prima. Aspettiamo queste risorse, facciamo insieme questa battaglia per svegliare il ministro Fitto che dorme in piedi. Nel frattempo noi abbiamo finanziato l'asse trasversale di collegamento fra la fascia costiera del Cilento all'altezza di Agropoli e l'autostrada all'altezza di Contursi. Stiamo procedendo con l'alta velocità, è stata convocata una conferenza dei servizi per l'alta velocità che prosegue da Salerno fino a Reggio Calabria. Ci sono problemi nel territorio di Eboli dove si prevedono demolizioni di abitazioni anche private. Io credo che non possiamo procedere se non diamo prima l'alternativa a quei proprietari che vedono, come dire, messe in discussione le proprie abitazioni. Ma voglio dire, l'alta velocità deve continuare. Noi abbiamo già fatto investimenti nel periodo estivo da Napoli-Salerno, da Milano per la verità, Roma-Napoli-Salerno fino a Sapri con un accordo con le Ferrovie dello Stato, ma è chiaro che dobbiamo procedere con la realizzazione strutturale della rete di alta velocità. Quando si parla di un ospedale bisogna parlare innanzitutto del personale. Noi abbiamo fatto come ASL di Salerno almeno 3 concorsi pubblici per scegliere medici per i pronto soccorsi. Per 3 volte non si è presentato nessuno, cioè ci sono problemi nazionali che sono diventati drammatici, qui si rischia di non poter fare i turni nei pronto soccorsi, ma non nei piccoli ospedali, nei grandi ospedali, al Cardarelli a Napoli, al Ruggi a Salerno, è una situazione drammatica, ma questo governo se ne infischia perché ha altri interessi. E a proposito di trasporti, mentre non si placano le proteste per le lunghe attese alla biglietteria di Bussitalia per richiedere il rilascio della smart card che dal 1 gennaio ha messo nel cassetto il vecchio abbonamento cartaceo del trasporto pubblico, la società privata che sta affiancando nel rilascio del nuovo dispositivo digitale Bussitalia, in una nota inviata alla nostra redazione dopo il servizio andato in onda nel TG di ieri, dove uno degli intervistati ha rilasciato dichiarazioni relative ai costi, ci ha chiesto una dichiarazione di rettifica rispetto a quanto dichiarato. La persona intervistata, in pratica, rispetto alla gestione degli abbonamenti, affermava che presso la sede di Salerno dell'azienda di trasporti privata, poco distante dalla stazione, veniva applicato un aumento di 10 euro sul costo del singolo ticket. L'autolinee Curcio invece chiarisce che il costo sostenuto dall'utente si riferisce al prezzo di un duplicato, così come stabilito dal regolamento di vendita unico Campania. La card ha un costo di attivazione di 5 euro. Vi abbiamo parlato nella parte principale del nostro TG anche dell'operazione di riqualificazione che è stata attuata questa mattina in via Vinci Prova. C'è stata però un'altra opera di pulizia che ha interessato un'altra parte della città, ovvero l'area che porta alla piazzetta dei Mutilati, dove si trova l'ascensore che era stata ancora una volta imbrattata, coprendo le scritte poetiche dei murales realizzati in omaggio al poeta Alfonso Gatto dalla fondazione a lui intitolata. Le scritte sono state rimosse, come vi dicevo, ma il presidente della Fondazione Gatto, Filippo Trotta, ha espresso la sua rabbia, il suo sdegno per il gesto che non è, dal suo punto di vista, solo un atto vandalico.
sono già stati completamente ripuliti dalle scritte che li avevano imbrattati nei giorni scorsi i murales della Fondazione Gatto che si trovano nei pressi dell'ascensore pubblico nella piazzetta dei Mutilati a Salerno. Ignoti, ancora una volta con delle bombolette spray, si erano accaniti sulle scritte poetiche che arricchiscono la passeggiata che conduce all'ascensore. La scoperta fatta ieri mattina e denunciata attraverso i social aveva indignato la Fondazione Gatto che in maniera era ironica, aveva rivolto i propri complimenti al lavoro e ai ragazzini che avevano effettuato quell'opera, definendo le scritte opere imprescindibili per le sorti dell'umanità. Ed anche questa mattina Filippo Trotta, alla guida della Fondazione Gatto, ha stigmatizzato il gesto, il secondo a distanza di pochi mesi, che interpreta in maniera dura e non semplicemente come un atto vandalico. In un anno è la seconda volta, insomma, devo dire che in 8 anni non è praticamente mai successo nulla. Nell'ultimo anno e mezzo sono successi questi piccoli episodi che insomma in molti bollerebbero come un atto vandalico, ma diciamo che probabilmente c'è un problema anche di forse di comunicazione, di percezione di quell'opera, di quel lavoro, insomma. Cioè dal lato comunque vediamo che ci sono i classici stilemi, quindi delle scelte stilistiche tipiche della street art, cioè questi scarabocchi, si chiamano tag, che sono poi stati mutuati dal mondo dei social, vengono apposti anche per, come dire, in qualche modo come sottoscrizione, come presenza delle persone, dei ragazzi in strada, degli street artist in particolare. Il problema è che quell'opera non può essere legata soltanto a un, come dire, un concetto di arte urbana, è un omaggio poetico, si tratta di poesia di strada, quindi questo linguaggio un po' va a cozzare con, e questa pratica va un po' a cozzare con lo spirito di quell'opera. Ora è chiaro che bollarla come semplice atto vandalico può essere anche più comodo per tutti, possiamo dire che sono dei ragazzini, magari stupidi, che agiscono in questo modo. Se invece andiamo un po' più a scavare, onestamente io ci leggo anche un certo dissenso rispetto a questo genere di iniziative. Dobbiamo ragionarci sopra anche proprio noi che l'abbiamo proposta e l'abbiamo promossa. Avrei molto piacere di conoscerle, devo dire la verità, perché in qualche modo conosco quel mondo, l'ho studiato, in parte no, da ragazzo l'ho fatta anche parte, quindi sarei molto interessato a conoscere e capire perché sono arrivati a fare un gesto del genere. Detto questo, chiediamo fermamente all'amministrazione di poter intervenire, magari senza le necessarie autorizzazioni, voglio dire che ci sia, come dire, un'autorizzazione permanente per la gestione e per l'eventuale restauro, diciamo così, dell'opera. Credo onestamente non ci saranno problemi e chiaramente restituiremo, insomma, la forza e l'unità di quel progetto come nella sua maniera primigenia. E adesso spazio alla nostra rubrica dedicata a segnalarvi alcuni appuntamenti. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film di e con Alessandro Siani, Succede anche nelle migliori famiglie. Tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Bene, adesso ci sono le previsioni del tempo e poi la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. In collaborazione con montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Intanto il direttore generale della Salernitana, Walter Sabatini, è a Roma, dove sta portando avanti le trattative di mercato. Dopo la cessione di Mazzocchi al Napoli si punta a monetizzare al massimo anche quella di Dia. In entrata diversi nomi in ballo, priorità a terzino e centrocampista. Sabatini spera di sbloccare qualcosa già prima della gara di domenica con la Juve.
Un terzino ed un centrocampista nella calza della Befana. Walter Sabatini ci sta provando, ma è corsa contro il tempo. Ceduto Mazzocchi al Napoli, il DG Granata da Roma porta avanti le trattative per far quadrare i conti tra esigenze tecniche e di bilancio. Per il terzino, Sabatini ha l'accordo con Faraoni del Verona, ma continua a trattare Ser Nicola con la Cremonese e tiene in caldo la soluzione SOP che Torino ed Atalanta dirotterebbero senza troppe resistenze alla corte di Inzaghi. In mediana piacciono Salvatore Esposito dello Spezia, Segre del Palermo e Gaetano del Napoli. Per aggiungere forza e quantità al reparto che ha perso per la Coppa d'Africa a Koulibaly, si potrebbe puntare su Adopo dell'Atalanta o su Ginetis del Toro per la tre quarti. L'idea più intrigante è Radonjić del Torino, cercato anche dal Monza. Si valuta anche un altro innesto in difesa, la stazza di Nicolao di Zegelar potrebbe fare al caso. In attacco si punta alla cessione di Dia, il senegalese ha diversi estimatori ma la Salernitana vuole almeno 20 milioni, una parte potrebbe poi essere reinvestita. Da sistemare Sambia, Brown, Stewart, Boateng e Boinen, anche tra i pali ci potrebbe essere un rimpasto se Ochoa dovesse trovare sistemazione in MLS. Ed è tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.